Ed arriva Randy Orton, si presenta sul ring. Eccolo qui. Randy K. Orton. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Noi siamo gli Amendola Brothers, ovvero Salvatore e Jonathan. E siamo qui ragazzi quest'oggi per una nuova puntata di WWE, la mia carriera, SmackDown, finalmente, con Bronx Sasa. E cosa succederà oggi? Tutto sarà un mistero. Andiamo subito ragazzi. La settimana scorsa cosa è successo? La settimana scorsa ragazzi, non vi siete visti l'episodio, andatevela a vedere. Ma Bronx Sasa si è trovata una patanella. Si è trovata caramella la patanella. Caramella la patanella. Caramella la patanella. Carmella, caramella, caramella, carmella, comunque quella lì. La patanella si è trovata Bronx Sasa. E quindi vediamo oggi invece cosa succede. Eccola là, la vediamo. C'è un match contro Rusev. Ma quanti match abbiamo fatto contro Rusev? È la nostra faida principale. A inizio show questa volta Jonathan guarda un'altra cosa. Forma sì, tag team. Sì, forma tag team con RKO. Vedremo se accetta di formare il tag team con Bronx. Finalmente nessuna autopromozione. Secondo me chiama Randy Orton e dice: ma lo sai che io sono il più grande, sono il più forte. Wow, amici sportivi, benvenuti e ben ritrovati a questa nuova puntata di WWE SmackDown. Siamo qui quest'oggi ragazzi, allo stadio, all'arena di, vediamo un po', di Napoli, no, dove siamo, dove siamo? Napoli. WWE, a Hughes Rockford, New Jersey. New Jersey, esatto, New Jersey. Spero. Andremo a vedere ragazzi quest'oggi un bel po' di cose, ma iniziamo subito con Bronx Sasa, che ha qualcosa da dirci come tutte le settimane, e vediamo cosa. Noi già sappiamo, però vediamo cosa. Eccolo là, Bronx Sasa, petto nudo, sempre senza idee, un boss sta perché non mi appartiene. Viper, perché c'è quel Viper, non si sa. Però Bronx Sasa, can you feel the Latino E? Can you feel the tamarrone E? Incita la gente e dice: sto per succedere qualcosa di epico. Non sono venuto qua per. Non sono venuto qua per parlare, sono qua perché c'è una cosa che ho bisogno di fare. Però non posso farla senza Randy Orton. Fatelo venire qui sul ring immediatamente. Wow, proprio subito, proprio immediatamente. Ed arriva Randy Orton, presenta sul ring. Eccolo qui. Randy K. Orton, ragazzi, un lottatore che si può dire è una leggenda vivente. Assolutamente, assolutamente. Uno dei campioni più giovani della WWE, ha vinto la cintura da giovanissimo proprio. Esatto, ma ormai è un veterano della WWE. Vediamo cosa avrà da dire Bronx Sasa, Randy Orton oggi. Lui lo vede un pochettino felice Randy Orton, più del solito. Ha vinto contro Big Show grazie settimana scorsa. Grazie a Bronx Sasa. Infatti guardate come sorride. Vediamo un po' cosa succederà fra Randy Orton. Maybe, qualcuno diceva dietro. Speriamo che non si diano mazzate. Vedremo Bronx Sasa. Randy Orton cosa dice? Beh, devo ammettere che mi ha un po' sorpreso sentirti chiamare il mio nome. Non ho un granché da dirti, quindi sono particolarmente curioso di sapere cosa vuoi da me. Randy Orton ha paura un po'. Ha fatto il cattivo però, vedi, perché guarda, freccetta rossa. Vediamo cosa succede. Sono stufo di essere escluso dalla maggior parte delle opportunità. E tu? Non sei stufo di sentire sempre le stesse scuse quando chiedi perché gli altri sfigati hanno più successo? Ribelliamoci contro chi comanda, insieme potremo conquistare il mondo. Oh, è che mignolo col prof. Vediamo Randy Orton come la prende. Sono sicuro che ritieni il tag team una grande idea, e in effetti potrebbe esserlo, ma sono certo che stai pensando solo a te stesso, e prima o poi finiresti per tradirmi. Randy Orton non si fida. Non si fida, Archio. Spero un giorno di poterti dimostrare che credo davvero in quello che ho detto. Ti amo. Terrò fede al mio impegno, caro partner. E spero che lo farai anche tu. Oh, grande dimostrazione d'amore di Bronx Sasa. Vediamo Randy Orton come la prende. La faccia schifale.
Lo dico a tutti il roster, a tutti i miei nemici e a tutti i suoi. Da oggi siete doppiamente in pericolo. Oh! Attenti dove mettete i piedi, perché siete in un campo minato. E questo vale anche per te. Non farmi arrabbiare. Ah, però da un avvertimento. Prima dice vi distruggiamo, ma da un avvertimento. E quindi finisce così. E quindi è finito. Ragazzi, è tag team. Randy Orton, però non si stringono la mano. Non, perché è ancora un po' dubbioso Randy Orton. È ancora un po' dubbioso sulla fede. E sul se c'è qualche furbata che vuole fare Bronx. Vedremo cosa succederà. Quindi con Randy Orton. Vediamo se è cambiato qualcosa nel nostro match. Non è cambiato niente. Vediamo un po' i risultati di quest'oggi. The Miz sconfigge Tyson Kidd. Bo Dallas sconfigge Jaden Yet. Brody Tyson sconfigge Lane Thunder. Kane sconfigge Mark Henry, ovviamente. Zack Ryder, Big Show sconfigge Zack Ryder. Heath Slater sconfigge, no, viene sconfitto da Kevin Owens. Cesaro sconfigge Chris Jericho. E andiamo al grandissimo match Rusev contro Bronx Sasa in compagnia di Caramella. Carmella è una bambola. Ecco qui Bronx Sasa negli spogliatoi. Che backstage succede? Cosa succede? Backstage. Attenzione! Paul Heyman! Cosa cavolo stai facendo? Ti rendi conto che sei una superstar WWE? Vuole diventare un uomo di Paul Heyman pure lui. Ti conviene svegliarti e tirare fuori un po' di carattere. Perché adesso come adesso fai schifo vicino a me. Perché lui c'ha broccolo, c'ha il Brock Lesnar, broccolo con lui per questo. Ma che vuole da me? Ma tu che vuoi da me? We have a great matchup coming e quindi match tra Bronx Sasa e Rusev. Cioè Poleman è venuto per fare una schifezza. Che facciamo? No, è sempre lui, il grande neomelodico per eccellenza. Colui, il primo neomelodico a approdare Bronx Sasa con la sua fidanzata Carmella. E anche soprannominata Emiliana Canto. Ah, no, no. Perché Emiliana? Neomelodico. Grande Bronx Sasa che si atteggia. Adesso dice c'ho pure la guagliona. Non potete più spottermi che sono un damarro, perché ho pure la guagliona. Un cuozzo con una brindola. Con una brindolina. E infatti si atteggia. Intanto ci dicono che nella realtà Carmella è di italo-americana. Oh, quindi grande, quindi neomelodica nel sangue pure. Esattamente. Intanto vediamo Eddie Guerrero lì dietro che fa balla. Eh sì, mentore e allenatore di Bronx Sasa quando era piccolo. Grande. Si riscalda anche Carmella, vedo che fa così. Super fan di Bronx Sasa, reverendo Callaghan di Settimo Cielo, sempre lì. Sempre fisso al posto. In prima fila. In ogni match. Il suo fratello dall'altro lato. Tanto si molleggia sulle corde. Bronx Sasa. Grandissimo. Carmella sempre dietro. Sempre con Gianni Celeste in sottofondo. Ed ecco, vediamo fuochi d'artificio per lui. Saranno a tempo stavolta? No, mai. Un pochino più a tempo. No. Niente, infatti lui poi si arrabbia. Dice, ma che cazzo di... che spaccim! Si fuochi d'artificio e falli funziona bene. Vediamo tanto qualcuno questo. Grida USA, USA. Quando sul ring ci è sono perché sta per un italiano, un italo... Sta per entrare il solito stupido, che ormai sarà il quarto, il quinto match contro Rusev. È sempre West Champion lui. Rusev Bull. Non la perde più la West Champion. Ma dico io, no? Da quanto tempo? Cioè, quanti match abbiamo fatto contro Rusev? 4, 5? Cioè, ogni tanto buca Rusev. Eh sì. Perché è il nostro nemico. Faccia felice Rusev. Ma certo, però, ti accorgi già dalla faccia quando un lottatore è cattivo o uno bravo. Che i cattivi sono sempre Bronx Sasa entra. Balla contro te. Rusev, ho un suggerimento per quella bandiera. Molto presto, se ti picchio te la mettiamo in un posto molto a Bulgaria. Ma sai che in Bulgaria per dire sì fanno così? Perché sotto ti ha tradito il reverendo. Il reverendo Callaghan. Sai in Bulgaria per dire sì fanno così e per dire no fanno così. Sì. Cioè no. Cioè sì. Una mia collega me l'ha detto veramente. Ma e intanto il pubblico si scalda anche con Rusev. Comunque grande lottatore. No, che sta facendo?
Sta facendo il pick, sta pompando. Rusevic di nuovo contro di te e basta. Vediamo Bronx sa che cosa combinerà. Subito cazzottata in faccia. Subito. Vediamo gli Sturz Lea. Gli svita la capa. Attenzione, ma Rusev povera si alza la testa di Rusev. Oh, che è successo quel? È Flash! Signore e signori, c'è superpoteri. È Superwoman. È Wonder Woman. No, di Wonder Woman ce n'è una. Ma eppure passata attraverso il ring, nel senso è pure trasparente. Intanto Rusev si incazza così alla cazzo. È una cosa così. E le prende poi. Solo Bronx sa, poteva trovarsi una ragazza. La così. Super ragazza. Vabbè. Vediamo, ritorniamo al match. Intanto le sta suonando Bronx. DDT grandissimo da parte sua. Grande calcione. E Carmella dice: avete visto? Lui è più forte di me, che io ho i superpoteri. Boom! Close line! From the hell! Dall'angolo ancora, Rusev le prende di tutte le maniere. È incazzato nero Bronx, vuole dimostrare a Randy Orton che lui è degno di... Guarda là! Mamma mia, Rusev le prende per bevere e pisciar qua, come si suol dire. Esatto, le sta prendendo di ogni tipo. Attenzione, ah, adesso prova a reagire. Una gomitate sulle spalle. Mamma mia, povere spalle di broccolo. Broccolo soffre, il broccolo della WWE dopo Brock Lesnar. Ma respinge subito Rusev. Un colpo quasi a vuoto, l'ha colpito di striscio. Ma cade a terra lo stesso Rusev, lo rialza, Bronx sa cosa gli vuole fare. Rock bottom! Ah no, bam! Ma con la testa, povera testa di Rusev, è diventata gialla già. È diventato un Simpson. Ancora sulla testa, ormai c'è la mostra speciale, Bronx sa. Vediamo. Ma cosa dice? Aspetta, bam! Ancora al corpo. Caramella super. Carmella super contenta. Attenzione, eccola, dal nulla! Dab bomb! Un giorno all'improvviso! Salvatore lo dabbo! Bronx sa è Salvatore. Esatto. Pugni sulla faccia per Bronx sa contro Rusev. E ancora! Ancora lo butto a terra! Ormai c'è la mossa finale caricata! Bronx sa, prova a schienarlo, attenzione, 1, 2, no, Rusev non ci sta, dice non voglio perdere dopo la dub bomb, non perderò. Vorrei spiegarti che non voglio perdere. Una canzone di Bronx sa. Mamma mia, che l'ha fatto volare Rusev. Bronx sa dice ma che fai, gli dà pugni in faccia, lo porta al centro ring. Che cosa attenzione, gli sta facendo? No, DDT. Sangue dalla attenzione, testa. Rusev sanguina. Sangue dalla testa di Rusev. Bronx sta dominando grandissimo. E ora superplex. Mamma mia. Superplex a Rusev. Gliele sta dando di tutti i modi proprio. Carmella applaude fuori dal ring. Calcione ancora per lui. Attenzione. Sta aspettando che si alzi. Attenzione. E si è lei! Attitude adjustment! Attenzione! Se lo carica di peso sulle spalle! Bronx sa e bam! Grandissimo Bronx sa, rivediamolo al replay! Guardateli! Che fortissima! Attitude adjustment! Il pubblico è invisibilio! Prova il conteggio! Prova il conteggio! È uno! È due! Tre! No! Pensavo fosse tre! Non riesce a finire! Ma come diavolo l'ha fatto? Eh? Una capata in bocca! Attenzione, ci riprova ancora broccolo! E ora. Mamma mia! Sempre sulla testa, ce l'ha con la testa! Cioè, sanguina anche Rusev, ma riesce lo stesso a togliere il conteggio, Rusev. Nonostante sanguini. Quindi. Bronx sa, infatti. Ma è incazzato. Attenzione, reazione di Rusev! Speriamo non faccia mosse di sottomissione. Perché ricordiamo, sono il punto debole del nostro Bronx. Bronx sa soffre adesso a terra. Rusev prova a ribaltare il match. Ma attenzione, dice dove vai? Dice Arovaia. Bronx sa lo rialza. No, Rusev lo butta lui a terra. C'ha quasi la mossa speciale Rusev. Attenzione, no, alla testa. Che mossa di sottomissione? No. No. Solo un giramento di testa. Si deve prendere una spina. Ah, però attenzione, adesso c'è la mossa speciale. Mossa speciale per Rusev caricata.
Vediamo se la farà. Speriamo di no. Adesso sta dominando Rusev. Calcione sulla fascia di Bronx. Sta soffrendo adesso. Dopo fuori dal ring. Dopo aver dominato tutto. Rusev ha mal di testa. Che c'è? Non che vuole più lottare. Cosa è successo? Vuole ritirare. Che è successo? Dal wrestling giocato. E rientra nel ring. Non si è capito cosa ha fatto. Ma meglio niente. Così perché anche le stava prendendo Bronx. Ha fatto riposare Bronx. Aia! No! Ancora lui Rusev lo alza. È stanco Bronx. Mossa speciale. Ha dominato quasi tutto il match. Poi si è stancato troppo. E Rusev adesso ne sta approfittando. C'è la mossa finale, Bronx Sa! Attenzione! Ritorno di Bronx Sa! Urra Carrana! Urra Carrana! E ora lo alza! Attenzione! You can't see me! Attitude you adjustment. Can't see me! Attitude adjustment! Ancora e una volta! Per reazione di Bronx Sa! Eh sì! Guardate come esulta Carmella! Guardate come esulta! Bronx Sa, un'altra attitude adjustment! Vediamo cosa farà. Lo aspetta ancora. Ma cosa vuole umiliarlo forse? Perché non prova lo schieramento? Bronx sta sorpresa. Vuole mostrare forse a Paul Heyman che lui è in grado di picchiare chiunque qui nella WWE. Chi lo sa. Deve stare attento Bronx sa anche perché Rusev c'ha una mossa finale. Bom, lo fa volare. Ma Bronx sa non ha paura. Non ha paura ormai di Rusev. E lo picchia, più non posso, ha ripreso le forze. Bronx salta. E Rusev scappa. Big boot. Lo lascia a terra ancora. Ancora che infierisce. Oh no, attenzione, attenzione. Attenzione Rusev. Mamma mia, attenzione a Rusev. Bronx salta, deve stare attento. Forse voleva strafare. Per strafare forse. Cosa sta qui? Se lo sta facendo. Cioè, non lo so cosa voleva fare. Ma povero Bronx sa. Vada alla sua. Anche lui. Vada alla sua patanella. Gli vuole dare un abbraccio. Intanto lui esulta da solo. No! No! Lo fa volare. Rusev. Attenzione. No, mossa finale. No, no. Pure di sottomissione. Pure di sottomissione. Pure di sottomissione! No, Bronx Sasa si è giocato il match. Per strafare, dovevo provare il conteggio. Perché? Perché non l'ha fatto? Voleva dimostrare qualcosa che non è voleva riuscito. Strafare, chi troppo vuole nulla stringe. E quindi Bronx Sasa ne esce sconfitto da Rusev. Ormai è la bestia nera di Bronx Sasa Rusev. Con la capa rotta, con la testa scassata. Ma vince Rusev. Rusev vince. Purtroppo per Bronx Sasa era un po' di tempo. Però è stato un bel match. È stato un bellissimo match. Meritava sicuramente Bronx Sasa. Forse ha peccato d'orgoglio. E diciamo Bronx Sasa era un po' di tempo che non perdeva un match. Quindi alla fine va bene così. Va bene così per Bronx Sasa. Però Randy Orton non so adesso come la prende. Perché dire il mio compagno appena alleatosi con me. Però poteva venirci ad aiutare, eh? Infatti. E quindi ragazzi, settimana prossima andremo per un match normale contro Baron Corbin. Vediamo se però ci siamo alleati. Bronx Sasa si è alleato con Randy Orton, quindi confermato partner di tag. Vediamo se c'è la coppia. Potremmo partecipare però. Però per il momento direi di evitare. Però quindi grande tag fra Randy Orton e Bronx Sasa. Non vediamo l'ora di vederli all'opera in tag insieme. E quindi ragazzi, come al solito, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. E non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers. Trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask Instagram, quindi ascoltateci e followateci. Siamo anche su Telegram, quindi telegrammateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte del nostro nuovo rivale e del nostro nuovo partner di tag, Randy Orton. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao a you!